Lo so, non c'è il caminetto, non c'è l'albero di Natale, non ci sono le luci, però ho messo qualcosa di rosso, il rossetto rosso, lo smalto e il cappellino. Rientriamo in qualche modo nella serie di video dedicati all'avvento. Questo non è un video propriamente natalizio, anzi per niente, però io ce la sto mettendo tutta. Io spero, e dico spero con due P probabilmente, di riuscire a fare, mi piacerebbe, ecco, mettiamola così, riuscire a fare 24 video, quindi un video al giorno fino a Natale. È difficile, è molto impegnativo, anche se faccio veramente video da zero contenuti, però vi assicuro che non è semplice. Quindi, prima di iniziare questo video, vorrei chiedervi se ci fosse qualche video in particolare che vorreste vedere in questo periodo, quindi nelle prossime 2 settimane, quanto manca? Va bene. Questo per voi credo sia il video 8, giusto? No. Sì, perché io sto registrando oggi è 7, oggi è uscito il numero 7, dovrebbe uscire il numero 8 domani. Quindi dovrebbe essere il numero 8, quindi manca tantissimo tempo, aiuto! Se avete suggerimenti, lasciatemeli qua sotto. Già su Instagram ho ricevuto qualche suggerimento, un paio sono fattibili, altri no. Vedremo, vedremo. Allora, questo è un video acquisti che a tema H&M, quindi non l'ho unito agli altri acquisti del Black Friday perché sennò ovviamente avremmo fatto un video troppo lungo e non solo perché stavo aspettando che mi arrivasse l'ordine anche che ho fatto perché quello per il Black Friday, Black Friday l'ho fatto, quindi 20% di sconto l'ho fatto per i bambini. Appena l'ho fatto ho detto, vabbè, però avrei potuto guardare qualcosa anche per me una volta. Il lunedì c'era il Cyber Monday e ugualmente c'erano una serie di capi al 20% di sconto e ho preso 3 cose. Quindi ho aspettato che mi arrivasse anche il mio ordine per accorparli e fare un video unico. Anche perché io ho preso 3 cose, quindi non è che potessi fare un video su tre. Cioè, vabbè. Sì, vabbè, per come parlo potrei. Mi dicono anche ti guarderei se sbucciassi patate. Prima o poi lo farò. No, perché tanto qualcosa di cui parlare si trova. Allora, dunque, partiamo dall'ordine per i bimbi. Ho fatto l'ordine per i bimbi perché avevo urgenza assoluta di acquistare un multipack di body per Eleonora di cotone a manica lunga. Gli ultimi body che ho comprato li ho comprati in primavera. Quindi devo dire che hanno avuto un utilizzo, il massimo utilizzo. In primavera comprai body a manica corta taglia 9-12, quindi 80 cm, e poi presi anche dei body 86, un paio a manica corta, sapendo che comunque avrei utilizzato anche quelli 80, perché d'estate li ho utilizzati fino a 10 giorni fa. Adesso veramente posso dire che basta, siano diventati piccoli. E due in particolare di questo del multipack a maniche corte è diventato, cioè non le chiude più. Gli altri uguali, stessa serie, le chiudono ancora. Quindi ci sarà stato qualche strano lavaggio. Faccio sempre gli stessi lavaggi, quindi non lo so, vabbè. I body a canottiera ancora li usa, adesso diciamo che in casa non c'è freddo, all'asilo non c'è freddo, lei va vestita ancora piuttosto leggera. Però i body a manica lunga ci volevano. Ne ho comprati a settembre, mi pare, quindi faceva ancora caldo, ma ne avevo trovati due alla Lidl e basta, era arrivato il momento di comprarne. Ovviamente i body che avrei voluto io volevo i multipack perché? Perché convengono e perché minimo me ne servono 5. Li acquisto una volta sola e ovviamente cioè, è un capo intimo, li conosco, mi vanno benissimo, non c'è bisogno di spendere di più per comprarli singolarmente, non devono essere particolarmente carini. Certo che ho trovato c'erano colori molto scuri,
o tutti neri, ma tutti neri, insomma, non mi sembrava. Ho preso probabilmente il pacco più triste dell'universo, con dei colori tristissimi, e devo dire che la cosa più triste è che mi sono ritrovata con le lavatrici fino a qui, quindi tutti i body che aveva, quelli ormai utilizzabili, quindi tolti quelli a maniche corte, erano alcuni all'asilo, e tutti gli altri a lavare. Ho dovuto metterle i body per 3 giorni, ho dovuto metterle i body, no, 2 giorni. Mentre cercavo di smaltire lavatrici, gli ho messo i body senza lavarli. Lo ammetto, l'ho fatto, pazienza. Ovviamente quel giorno si è macchiata, cioè, si è bagnata più volte, quindi ne ho usati 4, mi pare. Sì, perché qua mi sa che ne ho solo 2. Per farvi capire la palette di colori, allora, questo è il più normale perché bianco, ho preso taglia 92, 1 anno e mezzo, 2 anni, i centimetri sono finiti, ah no, 92, certo, i mesi dico sono finiti, ormai si va ad anni e via, 1 anno e mezzo, 2, leggermente abbondanti, ma è giusto così perché devono arrivare alla primavera, quindi tranquillissima. Questo è un color cammello, la palette è tutta così. Allora ce n'è uno bianco screziato di nero, che in questo momento è in lavatrice. Dopo averlo già lavato e rimesso, ce n'è uno beige, ci sono altre 2 tonalità di beige, uno a tinta unita e uno che è una via di mezzo tra questo e il beige chiaro, che ha invece dei grossi pois neri e che ce l'ha addosso in questo momento, quindi inutile. Comunque, 6 minuti e mezzo. Vabbè. Multipack di body a maniche lunghe. E volevo anche acquistare, qua davanti ho un delirio, volevo anche acquistare delle magliette a maniche lunghe. Ora, anche lì avrei potuto cercare qualcosa di più carino, meno carino. Onestamente, ne volevo una blu e una rossa. Allora, ho trovato un multipack molto sobrio, una maglietta. Sapete perché? Perché allora, questa è quella rossa. Quindi si possono scambiare, si possono utilizzare entrambe. Le volevo per metterle sotto e dentro, quindi come se fossero un body, però volevo che sotto ci fosse qualcosa, quindi non ho preso dei body di questo colore. Sopra le vorrei mettere, quindi volevo metterli dentro, ecco, un leggings che ha la gonna di tulle, che è blu con la gonna di tulle blu, ma con i cuori rossi puntinati con i glitter. Quindi potrei mettere questa. Tra l'altro, le maniche di queste magliette sono fatte, le spalle sono fatte come i body, quindi se capita qualche incidente, questi. Io l'ho scoperto la scorsa estate, credo. O l'estate in cui è nata Ele, non mi ricordo, mi hanno detto che queste aperture qua, che hanno questi body, servono per quando capitano gli incidenti, che ci siano, come dire, delle sorpresine che arrivano fino alla schiena o fino al collo, per togliere il body dalle spalle. Io non lo sapevo. 2 figli, body e pannolini cambiati milioni, non lo sapevo. Quindi questo multipack c'è la blu e la rossa, che erano quelle appunto che mi interessavano. Ta-tam! Poi c'è, mo le tolgo così mettiamo tutto a lavare, verde bosco, quanto mi piace questi 2 colori, mi piacciono tantissimo, secondo me mi stanno anche bene, quanto vorrei farmi un'analisi armocromatica, che poi sono colori freddi, forse il rosso è abbastanza neutro, non so, non ci capisco niente, però temo di avere, come dire, una palette calda, perché sono gialla, bianca e grigia. Mi piacerebbe un sacco avere un'analisi armocromatica. E grigia, anche queste ho comprato per Eleonora, tutto taglia 92 cm, quindi 1 anno e mezzo, 2. Eleonora ha, oggi è? Ormai noi non contiamo più niente, ha fatto l'altro giorno 21 mesi. Ma si può contare i mesi ancora, ma no. Ok, poi continuiamo con lei. Allora, proprio per l'asilo volevo qualcosa di comodo. Allora, ho visto che i leggings che le ho comprato sempre in primavera, che ho usato tutta la primavera, beh, d'estate no, però è capitato anche d'estate e tutto l'autunno,
I leggings taglia 86 ormai le vanno veramente aderenti, ma di gamba proprio, perché di vita ancora vanno bene. Di alcuni completini che ho preso, che non vi ho mai fatto vedere, ho preso alcuni completini, vestitino di cotone e leggings che ho preso a settembre forse, li ho presi, qui c'è la pila che si vede ogni tanto spunta. Li ho presi taglia 92, quindi ho ancora d'estate. Tra l'altro, anche la Lidl avevo preso un paio di due paia, mi pare, di leggings taglia 92. Quindi qualcosa 92 ce l'ha. Peccato che siano tutte lo stesso colore. Dei due completini che ho presi dei H&M, no, tre, due sono con lo stesso leggings. Beh, il caso vuole che anche il completino, anche i leggings del completino della Lidl fosse lo stesso color, questo rosa antico, carne un po', che a me non fa impazzire. Quindi praticamente, amore, non ho detto che oggi i bambini sono a casa, perché oggi è ponte e poi forse anche mercoledì, perché mercoledì ci sarà sciopero. Cosa abbiamo trovato qui, Eleonora? Pastilla. Ok, eccoci. E quindi insomma volevo qualche altro pantalone. Allora ho trovato questi due completini, volevo qualcosa di felpato. Ora ho controllato la descrizione perché volevo che ci fosse scritto non cotone jersey, ma volevo che ci fosse scritto cotone felpato o leggermente felpato. Perché all'asilo comunque fa caldo, quindi non è che non voglio vestirla come se stesse andando in montagna all'aperto, ma comunque qualcosa di invernale. Sperando che l'asilo duri anche, cioè che le scuole aprano anche tutto l'inverno, perché questa è la se le metterà a casa. Allora, le ho preso due completini. Purtroppo, ovviamente, io ho fatto una scemenza. Allora, per i soci member di H&M c'era l'anticipo del Black Friday, c'era questo 20% prima del giorno del Black Friday e io avevo già preparato un carrello, poi ho detto vabbè, ma no, aspettiamo, metti che poi per il Black Friday ci siano delle promozioni più vantaggiose. No, era sempre il 20%, quindi tutto ciò che insomma, ovviamente la gente si è comprata intelligentemente le cose e a me è sparito praticamente tutto, quindi i completini che volevo non c'erano più. Pazienza. Quindi siamo andati sul banalissimo. Allora, il completino è questo: c'è una felpina con queste rennine. Tra l'altro, pure un po' natalizio. Non lo so, sono renne? No, sono cerbiattini? Cerbiattine? No, ma le cerbiatte non hanno le corna. Rennine. E le stesse, ecco, gli stessi animaletti nel pantaloncino. Ora, la particolarità è che il pantalone è leggermente felpato, la felpina è in cotone. Aspettate, secondo completino, la felpina, panna, Snoopy, che mi l'ho presa solo perché mi ricorda una felpa che aveva mia mamma, color verde acqua, così. Felpina, felpata. Pantaloncino, costine, rosa, cotone. Ma perché? Quindi in un completino un pezzo è felpato e l'altro no, e sono pure incrociati. Voi mi direte, vabbè, incrociali tu, usane uno e uno, felpato o non felpato. Anche. Va bene, adesso arriviamo a Tommaso. Allora, Tommaso aveva. Ah, ho già scordato una cosa. Vabbè, tanto sto unendo i video, non fa niente, ve lo faccio vedere dopo. Questa intanto la giro che se l'era provata per la taglia. Allora, Tommaso effettivamente anche lui è cresciuto parecchio, quindi aveva bisogno di. Gli ho preso un paio di. Aspettate che mettiamo via le cose di Eleonora qua dietro, perché altrimenti qua crolla veramente tutto. Aveva bisogno di un paio di tute nuove perché si è allungato. Io gli ho preso dei pantaloni nuovi a settembre, ma erano leggerini, quindi volevo trovare qualcosa di felpato, leggermente felpato. Anche in questo caso, vabbè, lasciamo stare. Allora, una che ho abbastanza toppato, ma pazienza, a scuola fa molto caldo. Tuttora stanno con la maglietta e non con la felpa, quindi non c'è nessun problema. E poi li ho presi grandi.
Allora, io ho preso una tuta che è questa, rossa, di solito lo vesto sempre con colori molto scuri, salvo le maglie, e quindi ho voluto prendere qualcosa di acceso. È una tuta molto semplice, così, ha visto il pallone da calcio, si è emozionato, lui detesta il calcio, quindi non so cosa esattamente l'abbia fatto emozionare, con il pantalone che è chiuso qua sotto. E ha poi il pallone da calcio qua. Allora, la taglia. Io gli ho preso la taglia 6-7 anni, 122 cm. Ora, è un po' abbondante, soprattutto di vita, perché lui si è allungato, ma è diventato molto magro. La pediatra ha detto che ha una crescita in altezza, leggermente superiore alla media. Secondo me tutti i bambini, perché io lo vedo insieme ai compagni, non è affatto superiore a nessuno, quindi evidentemente i bambini, cioè, secondo me dovrebbero rivedere un po' i percentili, ma chiudo la parentesi. Sono abbondanti, ma c'è da dire anche che vanno ancora lavate. È meglio che siano abbondanti perché per Tommaso io di solito acquisto una volta l'anno e tira avanti. Felpato? No, l'abbiamo già detto. Mentre questa invece è felpata. Allora abbiamo. Ah no, questo era un completino così. C'era un pantalone. No, no, fermi tutti. Questo era un completo non pantalone felpa, ma pantalone e due maglie. Allora, il pantalone con lo Space Shuttle, tutto il resto è tutto blu elettrico, che è un colore che gli dona molto. 122-128 cm, quindi questo è quello più abbondante, che quello è solo 122. Ed è già più giusto perché della rossa c'era la differenza, potevi prendere o 122 o 128. Questo è 122/128, era questo, è quello effettivamente grande, unito a due maglie, quella blu l'ho dimenticata in camera, ma tanto devo tornare a prendere un'altra cosa. Questa sembra la maglia di un pigiama, in effetti, però vabbè, non è un pigiama. Quindi blu scuro con tutti questi disegni spaziali, mentre l'altra maglietta che vi farò vedere è blu elettrico con lo stesso Space Shuttle uguale. Sempre blu elettrico, gli ho preso una tuta che invece è tutta felpata e che è questa, molto semplice. Athletic East District, vabbè. Con il cappuccio e i pantaloni invece. Così, sempre con le culisse, sempre stretti giù. Quindi nulla di che. Poi anzi, stop adesso e ve lo faccio vedere. Poi eccomi qua. Allora, la maglietta, che è questa. Cosa c'è scritto? Space. Cadet. Ah, certo, perché sarà un cadetto dello spazio, immagino. Allora, le scarpe. Volevo comprargli un paio di scarpe approfittando del 20%, una scarpa così per fare fondamentalmente tragitto casa scuola. Lui calza 28. Ora potevo scegliere tra 28 e 29, ho detto no, però la prendo 29 perché così appena finisce questa usa quest'altra. Allora, le scarpe sono queste, sono delle sneaker alte che tra l'altro hanno tutto il finto pellicciotto dentro, quindi sono calde. Peccato che non vestano come un 29, ma secondo me almeno come un 30. Quindi io penso che rimanderemo. C'è, cioè, Mamma, Tommaso? Sì, devo dirti qualcosa. Sai, è una cosa che si ho trovato. può dire? Vuoi salutare intanto che sei qua? Oh, bello. Adesso ce lo guardiamo? Ok, vai, preparalo che arrivo. E niente, sono enormi, ma enormi, enormi. Però ho pensato, secondo me, enormi che le userà tra un anno proprio, perché avanza tipo almeno un tanto così, cioè proprio enormi. Quindi non da dire enormi le mette in primavera, ma in primavera saranno calde perché avranno il pellicciotto. Proprio enormi che secondo me le usa tra un anno. Vabbè, andranno benissimo anche tra un anno, non c'è tutta questa fretta. Infine, vi faccio vedere le tre cose che ho comprato io. Allora, io ho preso molto banalmente cose scure, anonime,
attirino l'attenzione il meno possibile, allora mi sono presa un cardigan, ahimè quello che volevo io era un rosa antico, sembrava carino, però ahimè non c'era la taglia che volevo io, in realtà non c'era praticamente niente. E niente, è un cardigan oversize con le taschine e senza bottoni, senza niente, quindi semplicemente un cardigan lungo. Mettiamo a terra, se no non ce la possiamo fare. Poi, dato che io... Eleonora deve aver trovato l'iPad, vero? Sì. Cosa hai trovato? Ah, hai trovato le canzoncine? Mannaggia, guarda. Un attimo, arrivo. Ho preparato il cartone. D'accordo, arrivo. Tieni. L'ho messo dall'inizio perché prima l'avevano già visto tutto. Ok. Quindi poi c'è, chiudiamo in fretta, una, amore, glielo sistemi tu per favore, una felpa felpata lunga so con un che vestito. Se il caffè, ma certo che lo faccio. E le lo poggi qui che ti aiuta Tommaso. Togli questo, scegli qualcos'altro. Quindi una sorta di felpa vestito, ahimè nera perché l'altro era mi pare un beigeolino veramente... E poi la felpa che avete visto nell'anteprima, mi sono presa, cosa hai visto? La scarpa di Tommaso, una furbona, la felpa di Hogwarts, quindi ho preso la felpa del Quidditch di Harry Potter, ahimè c'era solo per donna, se no l'avrei presa tutta la famiglia, della linea di Harry Potter, appunto con il cappuccio e la felpa del Quidditch del colore di Grifondoro. Va bene, allora questo mi applaude, va bene, i bambini reclamano, vi lascio qua anche perché il video sarà sicuramente lunghissimo. Ci vediamo al prossimo video, vorrei dirvi ci vediamo domani, spero. Fatemi sapere dei video.